tutti, oggi sono qua in compagnia di Charlie, ma in realtà ci sono tutti i miei gattini qua attorno che ci ronzolano, proprio perché oggi parleremo di gatti e di letture dedicate al mondo felino. Più in generale, quei libri che vi consiglio di leggere se amate i gatti, se avete dei gatti, se siete dei gattari come me, insomma. E Charlie, sei particolarmente interessato a queste letture? Il mio gattino. Il primo libro che voglio consigliarvi, che secondo me è adatto anche come regalo se avete un amico con qualche gatto, che c'è? È il libretto rosso dei pensieri di Miao, citazioni dalle opere del presidente Miao Zedong a cura di Roberto Centazzo, edito da Thea al prezzo di 12 euro. Questo è appunto un libricino diviso per capitoli che parte sempre come con una citazione di Miao Zedong e poi va ad approfondire. Quando ho ricevuto questo libro dalla casa editrice ho pensato, dai, che idea carina, sarà una lettura leggera, abbastanza ironica. Tanto qua Charlie continua a girare. In realtà mi sono ricreduta tantissimo, perché è vero che parte un po' come, tra virgolette, una barzelletta, no? Si parte comunque da questi presupposti un pochettino assurdi, divertenti, ma in realtà si affrontano comunque delle tematiche molto profonde e passa, secondo me, dei messaggi bellissimi. Ad esempio, il fatto che l'essere umano è molto condizionato da dei ritmi frenetici, soprattutto al giorno d'oggi, e si perde un po' in un bicchiere d'acqua, si perde le cose veramente importanti della vita. Un altro punto, secondo me, ma ce ne sono diversi, questo in particolare mi preme dirlo, si fa molto leva sul fatto di quanto sia bello, ma anche importante e necessario adottare i gatti, non semplicemente acquistare i gatti di razza. Tutti i miei gatti sono dei trovatelli, con delle storie assurde alle spalle. Però trovo che sia effettivamente una cosa utile. Ci sono tanti gatti per le strade che hanno bisogno di affetto, di cure, di amore, che magari vi stanno aspettando. E io non ho nulla contro gli allevamenti di gatti, contro il comprare i gatti nei negozi di animali, presso degli allevamenti, appunto. Però penso che ci siano tanti gatti bisognosi e che se volete veramente fare del bene a qualcuno e a voi stessi in primis, magari pensate prima di adottare appunto un gattino presso un gattile, oppure anche un gatto adulto. Lo so che magari spesso si pensa che sia più difficile adottare un gatto già cresciuto, ma non è in realtà sempre così, quindi l'ho trovato un messaggio veramente bellissimo. Ovviamente viene sviluppato meglio in questo libricino, però mi ha veramente colto di sorpresa. È stata una lettura da comodino perfetta, perché leggevo qualche capitolo ogni sera e veramente andavo a dormire col sorriso. Seguendo sempre questo filone del divertente e di intrattenimento, un'altra lettura che voglio consigliare a tutti i gattari all'ascolto è Lo Sfigatto, edito da Star Comics al prezzo di 12 euro. Si tratta di una raccolta di strisce con protagonista questo gattone rosso che è un po' sfortunello. Segue in realtà la sua vita quotidiana, dal uscire di casa, che so, prepararsi da mangiare, andare finalmente in un ristorante che attendeva tantissimo, e poi però le cose vanno sempre un pochettino male. Ci sono dei rari successi, però sono più le volte in cui, che so, si prende un gelato e appena esce dal negozio gli cade per terra. È una lettura simpaticissima, molto molto divertente, al di là comunque dell'amore per i gatti. Sì, il protagonista è un gattone, ma è come se fosse in realtà una persona, cioè affronta comunque la vita di tutti i giorni. Ovviamente, trattandosi di una raccolta di vignette, ci sono quelle più spiritose di altre, alcune quasi anche profonde, ed è secondo me la cosa interessante e divertente di questa raccolta. Se siete magari un po' giù di morale, avete vissuto un piccolo, diciamo, fallimento, una piccola delusione, questo sicuramente vi tirerà molto su di morale. Intanto è passata la Cibi, saluta Cibi, che sei l'amore di tutti. Passiamo ora invece a un libro un po' più serio, che secondo me è adatto a tutti gli amanti degli animali in generale. In realtà penso che sia una lettura necessaria per tutte le persone, perché sensibilizza molto. Sto parlando di Animali come noi, di Monica Pais, edito da Longanesi al prezzo di 16,90 euro. Anche in questo caso si tratta di una raccolta di esperienze vissute dall'autrice, che è una veterinaria. Racconta un po' il suo percorso. Racconta in particolare il suo incontro con animali, dai più classici, cani, gatti,
legati a pipistrelli, cervi, perché lavora infatti in una clinica di soccorso anche per animali, diciamo, più selvatici. E nel corso della sua carriera si è imbattuta comunque in storie assurde. Come vi dicevo, una lettura che secondo me sensibilizza molto, soprattutto adesso che è estate, si avvicina il periodo classico delle vacanze. Quante volte leggiamo e vediamo animali abbandonati dalle persone, da delle famiglie per andare, che so, una settimana in vacanza? È una cosa secondo me mostruosa che non capirò mai, perché per me i miei gatti sono i miei figli, i miei amici, i miei fratelli, fanno veramente parte della mia famiglia e non mi verrebbe mai in mente di abbandonarli. Purtroppo è una cosa che succede tanto, ne ho un esempio anche, diciamo, la mascotte di questa clinica veterinaria, ovvero Palla. Magari vi lascio qualche articolo sulla sua storia qua sotto in descrizione. Una cagnolina che è stata legata quando era ancora cucciola e che si è sviluppata ed è cresciuta attorno a questo filo che le era stato appunto messo al collo e che le ha causato quasi la morte. La resa, diciamo, un pochettino deforme, per fortuna è stata salvata in tempo e sta bene, ma storie di questo genere purtroppo ce ne sono tantissime. Come vi dicevo, questa è una raccolta di più storie diverse che secondo me vi toccheranno. Anche in questo caso secondo me è una bellissima lettura da comodino, leggere un capitolo ogni tanto, che sono storie comunque emozionanti, in particolare se amate gli animali, ma ripeto, secondo me è una lettura necessaria per tutti. Torniamo a una lettura un pochettino più giocosa, che è praticamente il manuale di vita della Cibi, ovvero il diario di Gatto Killer di Veronique Deis, dal racconto di Anne Finn. Spero di aver pronunciato bene le autrici, purtroppo non sono molto ferrata. Comunque questo è un fumetto edito da Sonda al prezzo di 12,90 euro. È una lettura secondo me forse un po' più adatta a un pubblico giovane, ma a me è piaciuto comunque veramente tanto. Ovviamente racconta la storia di questo gatto, anche in questo caso un pochettino rossiccio, che porta una serie di cadaveri, di animali cadaveri, alla sua famiglia, composta da un paio di genitori e da una bambina, che piangono in maniera disperata di fronte a questa serie di cadaveri, che pensano tra l'altro essere frutto di questo mostro di gatto che hanno in casa. In realtà non è proprio così, ed è l'aspetto secondo me più divertente della storia. Se avete magari un fratellino, una sorellina, un cuginetto, un nipote, secondo me questa è una lettura veramente molto molto divertente, fresca, ma in generale se vi piacciono i gatti, secondo me anche come autoregalo ci sta, perché alla fine ci sono alcune letture che non hanno età. Poi se avete dei gatti in casa, magari potrebbe essere carino leggerlo con loro. Tra l'altro il protagonista di questo fumetto è protagonista di una serie di libri, scritti appunto da Anne Finn, illustrati se non sbaglio da Andrea Musso, e in questo caso appunto è stata fatta una sorta di trasposizione a fumetti, ma esiste una serie di libri con protagonista appunto questo simpatico gattone. Magari vi lascio qualche titolo qua sotto in descrizione. Anche in questo caso potrebbe essere un'idea molto carina se avete appunto dei familiari, degli amici con dei lettori un po' più giovani. Ultimo libro che voglio consigliarvi prima di passare a due libri che non ho ancora letto ma che fanno parte della mia TBR gattosa, è Il gatto venuto dal cielo di Raide Takashi, edito in audio al prezzo di 18 euro. Adesso si trova facilmente anche in edizione tascabile e tra l'altro scontata al 25%, quindi se siete curiosi il link è qua sotto in descrizione. Non sapevo praticamente nulla di questo libro, sono bastate le parole gatto cibi e subito mi sono fiondata in libreria a recuperarlo. In realtà il gatto non è proprio protagonista in senso stretto di questa storia, ma è colui che ha cambiato le vite dei protagonisti, una coppia che si imbatte in questo gatto che tra l'altro non è nemmeno loro, è un gatto di passaggio che entra e esce dalle loro vite, e questo incontro particolare in un qualche modo sconvolgerà le loro esistenze, inizieranno a chiedersi di più, ad indagare sulla loro quotidianità, e quindi l'ho trovata una cosa veramente molto profonda. Se vi piacciono gli autori giapponesi capirete un po' a che cosa mi riferisco, perché sono sempre molto profondi e introspettivi, e anche in questo caso è bastato questo incontro, questo gatto che alla fine non è il loro animale domestico, ma fa loro visita quando gli pare praticamente, eppure
è importante. Secondo me sottolinea questo libro quanto il ruolo degli animali sia in un certo senso salvifico nelle nostre vite. Una cosa che mi è capitata ad esempio anche con il fumetto Lei e il suo gatto di Makoto Shinkai, che non ho qua oggi perché ho a casa mia, però è un'altra lettura che secondo me sottolinea quanto il rapporto che abbiamo con gli animali, nonostante spesso ci diciamo ma è solo un animale, cioè non pensa come una persona, siamo noi magari che trattiamo gli animali come se fossero delle persone, però il rapporto che abbiamo appunto col nostro animale domestico, con i nostri animali domestici e non, spesso ci salva, ci cambia e ci migliora in un certo senso. Siamo giunti ora ai due titoli che ancora devo leggere a tema felino. Il primo è un grande classico secondo me, ovvero Io sono un gatto di Natsume Soseki. Non so se è ancora disponibile in questa edizione, perché l'ho acquistato ormai un sacco di tempo fa e ancora non l'ho letto, mamma mia che vergogna. Comunque vi lascerò l'edizione più aggiornata qua sotto in descrizione. Tra l'altro è uscito l'anno scorso, se non sbaglio, anche il fumetto per Lindau, quindi prima o poi recupererò anche quello, magari dopo aver letto il romanzo. Il protagonista di questa storia è proprio un gatto filosofo e scettico. Vive a casa di un professore e ci racconta non soltanto quella che è la sua vita, ma anche un periodo di cambiamenti che sta avvenendo in Giappone, perché infatti è ambientato ai primi del Novecento, nei primi anni del Novecento se non sbaglio. Quindi non solo è un romanzo dal punto di vista unico, ovvero quello di un gatto, ma anche uno sguardo un po' più ampio sulla società giapponese. L'ultimo libro mi è stato regalato proprio ieri dal mio compagno ed è Se i gatti scomparissero dal mondo di Kawamura Genki. Edito in Audi al prezzo di 14 euro, come vi dicevo si tratta di una ultimissima uscita e si tratta dell'esordio letterario di quest'autore. Informandomi un pochettino online mi sembra di capire che si tratti di un romanzo abbastanza breve, una sorta di fiaba moderna che punta molto sull'approfondire il capire quali sono le vere cose importanti nella vita. Il protagonista è un postino con un gatto di nome Cavolo. Charlie, placati, stai calmo. Già posso fare. Questo nostro protagonista scopre di avere una malattia incurabile e riflette su che cosa fare con il tempo che gli è rimasto, ma a questo punto si presenta il diavolo in persona. Sono molto curiosa di approfondire questo libro, non ho voluto leggere troppo della trama perché ho paura di farmi spoiler, visto che è una lettura comunque di 100 e poco più pagine, però sapete, mi piace la letteratura comunque giapponese, questo è un autore che non conoscevo e quando si tratta di gatti, perché no? Questi erano quindi i miei consigli per tutti voi gattari all'ascolto, o se magari state cercando un libro da regalare ad una persona che ama particolarmente gli animali e soprattutto i gatti. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se avete già letto uno di questi titoli, quale eventualmente vi ispira di più. Io ho Charlie qua che gironza, ovviamente a Charlie non piace essere preso in braccio. Comunque noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!